amici di montediprocita.com, salve, siamo al Pala Pippo Coppola. 17 e 18 maggio i campionati nazionali di categoria di aerobica. C'è stata la prima mattinata, una mattinata intensa, tutta la categoria allievi, che ha terminato pochissimi minuti fa con Cristina Stella che ha presentato la kermesse, la presenterà anche oggi pomeriggio e domani con le premiazioni. Circa 35 società sportive, circa 400 atleti coinvolti, quindi un vero e proprio evento nazionale. Un vero e proprio evento nazionale. Stamattina abbiamo visto i giovanissimi, quelli che da spettatori sono davvero più spettacolari, perché hanno dei sorrisi e un'energia, prendono tutto come un gioco ed è incredibile invece la portata di quello che stanno facendo, quindi da ammirare veramente. Prendono come un gioco, però poi ai risultati ci restano anche male, perché tantissime erano le bambine, diciamo, con la faccia non proprio felicissima. E imparano che nei giochi non sempre si può vincere, però sinceramente è proprio la faccia bella dello sport, è proprio la davvero come dovrebbe essere da esterna. Non sono una sportiva, ma da esterna si percepisce, è palpabile l'energia positiva che circolava nel Pala Pippo Coppola questa mattina. E allora, seconda volta dei campionati nazionali qui a Monte di Procida, la federazione nazionale è rimasta incantata la prima volta l'anno scorso dal villaggio costruito dai sapienti organizzatori dell'associazione dilettantistica Chige. Ha voluto premiare quello sforzo dando di nuovo la kermesse ai montesi di Chige. Ma sondiamo un po' gli animi degli ospiti che sono venuti qui. Abbiamo Pietro, viene da Chiavari, di provincia di Genova, con Cecilia. Cecilia, allora voi siete qui perché? Cecilia. Cecilia, atleta in gara. Atleta in gara. Sì. Categoria allievi, specialità? Allievi. Specialità individuale, coppia, trio, gruppo? Coppia e gruppo. Com'è andata? È andata bene, siamo arrivati dunque settimi di gruppo e decimi di coppia? Sì. Lei sta acquistando, giusto per sondare un po'? Acquistando un po' di leca-leca da portare ai fratelli di Cecilia, così anche loro partecipano un po' alla gara. Però bello, perché stamattina abbiamo potuto mangiare un po' di pizza. L'accoglienza è importante, queste cose. Quando uno viene da distante poi fa piacere trovare un po' di... La prima volta a Monte di Procida? Io sì, lei è già venuta l'anno scorso con la mamma e quindi la seconda. E allora la cosa più bella che ha notato di Monte di Procida e di questo campionato, insomma, dell'organizzazione? Ma l'accoglienza e l'organizzazione sicuramente hanno funzionato molto bene, per cui non mi sono mai sentito abbandonato, ma accompagnato nelle varie, per mangiare, per acquistare qualcosa. Poi qui avete un paesaggio meraviglioso, nel senso, lo sapete meglio di me. La ringrazio, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Allora, abbiamo fatto una piccola incursione in questa bella comitiva. Da dove venite? Da Latina, Lazio. Quale società? Gimnova. Gimnova. Allora, voi vi chiamate? Claudivani. Simonetta. Arianna. Poi gli uomini sono dall'altro lato, diciamo, inquadriamole un attimo, un saluto. Allora, è la vostra prima volta a Monte di Procida? È la seconda volta. Quindi l'anno scorso per il campionato 2013? Sì, c'eravamo. Come sono andate le vostre atlete? E la mia figliola qui davanti, 22esima con l'individuale. Le ragazze... E inquadriamo il sorriso che ha, inquadriamo il sorriso. Com'è stata l'accoglienza di Monte di Procida? L'accoglienza di Monte di Procida com'è stata? Ma bella, il mare è bello, eh. Mare e poi cos'altro, qualcosa di bello. Avete un panorama stupendo. E dell'organizzazione com'è andata? Cioè, c'è qualcosa che è carente, insomma, cosa, come vi è sembrato? Allora, io organizzo grandi eventi anche, e quindi l'ambiente è perfetto. Un piccolo appunto alla musica, un po' troppo alta, secondo me. Però veramente accoglienza e ogni piccolo particolare, non c'è niente dato a caso, quindi... Complimenti. Grazie, detto da un organizzatore di eventi, riferiremo a chi ha organizzato questo. Ma adesso andiamo sul personale. Cosa avete provato qui nel villaggio? Cosa avete mangiato? Pizza. Pizza e poi? La pizza. Le sfogliatelle. Come? Le sfogliatelle. Porterete a casa qualche souvenir di Monte di Procida? Sì. Cosa vogliamo sapere? Ah, se le trovo, le mozzarelle. Le mozzarelle sono qui, poi abbiamo anche tanti altri gadget e souvenir. Allora, buon proseguimento, noi vi lasciamo alla vostra privacy e potete vederci su www.montediprocida.com. Buon proseguimento. Grazie. Siamo qui con questo gruppo di atlete che vengono da? Bergamo. La società? Aerobic Evolution. Com'è andata? È abbastanza bene. Abbastanza? Qualche podio oppure? No. E fate vedere i vostri sorrisi, mostrate quanto è dura allenarsi e partecipare a questi campionati.
È un po' complicato. Allora fate un saluto a tutte le persone che ci vedono su montedivelocita.com. Ciao. Un bacio ai nostri ascoltatori e telespettatori. Un bacio. Grazie, complimenti. Grazie. Altra piccola incursione, abbiamo qui un gruppo di... da dove venite? Atleti. Di atleti, questi sono tutti atleti sicuramente, si vede. Dalla provincia di Bergamo, la società è la? Polisportiva Ghisalbese. Allora, com'è andata per voi? Bene, ma intervisti le ragazze. Allora, chi dobbiamo intervistare? Abbiamo un po' di podi qua, allora, tu sei? Francesco. E sono arrivato primo nella coppia e secondo nel singolo. Allora, l'emozione quando si sale sul primo podio qual è? Moltissima, cioè tipo mi sono messa a piangere perché non ci credevo. Poi abbiamo altri atleti qui, allora tu sei, girati perché fatti vedere un po', bella e sorridente, come ti chiami? Giorgia. Allora tu cosa hai vinto? Sono arrivata terza nel singolo e prima nel trio. Quando l'hai saputo che era il tuo posto, il terzo? Quando mi hanno chiamato. Quando l'abbiamo annunciato? L'emozione? Troppo, fin troppo, mi stavo mettendo a piangere. E l'idea della sigla? Avete ballato la sigla alla fine? Giratevi verso la telecamera, avete ballato la sigla alla fine, la novità di questo campionato? Sì, sì. Quando l'avete imparata? Sempre, ogni giorno si sente in giro. E poi, come vi piace questo posto? Com'è stata l'accoglienza di Monte di Procida? È bella, è che noi non siamo a Monte di Procida, siamo a Pozzuoli. No, va bene, qui è Monte di Procida, come abbiamo accolti? Da Pozzuoli a qui, insomma. Bene, bene. Il sole ci ha accolto. Il sole, poi l'organizzazione, il villaggio, cosa avete tutto da dire? Tutto positivo. Molto ben organizzato. E quindi è stata la vostra prima volta? Seconda, anche l'anno scorso, quindi. Quindi un invito a visitare Monte di Procida per chi ci segue. Lontano per noi. Ma vabbè, voi comunque verrete fino a quando ci sarà il campionato nazionale, secondo me. Se mia figlia partecipa, ovvio che vengo. E chi non è mai stato a Monte di Procida perché dovrebbe venire? Perché c'è il sole, per il mangiare, per il mare. Grazie, buon proseguimento.